Ma l'abbiamo vinta rientrando in spogliatoio e molto fredda, capendo che Treviso aveva avuto un approccio migliore del nostro, a dimostrazione delle schiacciate, del 70% se non sbaglio con cui ha terminato i primi due tempi, nel tiro da tre, molto più determinato, tutte le palle varianti sono andate a Treviso all'inizio, i primi tuffi in campo li ha fatto i giocatori con la maglia azzurra, quindi Treviso ha avuto un approccio migliore del nostro e la nostra bravura è stata proprio entrare in campo nei secondi 20 minuti e saper pareggiare questa intensità e via via dopo 6 minuti addirittura superarla. Quindi non era facile cambiare approccio, atteggiamento a partita in corso, quando poi Treviso era entrata in grande confidenza con sta gara e quindi ripeto lì sicuramente abbiamo avuto la squadra vera. Prego. Coach, chiaramente è sempre complesso, sempre vittorio di fila, entrare così un po' nelle pieghe della partita in senso negativo. Questa difficoltà, soprattutto nel primo tempo, in difesa, nel tenere uno contro uno, negli aiuti difensivi, secondo te è più una questione di essere sazi dopo 6 vittorie oppure c'è un po' anche di stanchezza? Cioè, come la vedi tu? Questa settimana abbiamo fatto una settimana particolarmente dura dal punto di vista del lavoro, abbiamo fatto 3 allenamenti di atletica consecutivi e questo forse all'inizio ci ha tolto brillantezza, però ci ha dato, credo, quella capacità di finire in crescendo alla fine, che è la cosa che curiamo con più cura e con più attenzione. Quindi ci sta, ripeto, di fronte avevamo una squadra che veniva da una bellissima vittoria a Mantova, giocando bene, e stasera si è presentato a Trieste in grande fiducia, per la prima volta anche al completo, quindi insomma Treviso è una squadra bella, una squadra forte, una squadra che ha un suo sistema di gioco, sa dove andare in momenti in cui come trovare certi canestri, quindi ripeto, di fronte avevamo una squadra come la nostra, pari alla nostra, quindi ripeto, siamo stati bravi a reggere, non ci siamo assolutamente abbattuti alle difficoltà e abbiamo reagito, ripeto, da grande squadra. Chiedo un'altra cosa, quanto è importante avere tanti terminali che possono essere decisivi? E forse questo, quel famoso ultimo step per diventare una squadra da battere, per diventare una squadra forte, cioè il fatto di avere sempre protagonisti diversi e quindi pochi punti di riferimento o troppi punti di riferimento. Sì, sicuramente questo è un vantaggio che anche stasera abbiamo avuto, insomma, poi la qualità, l'esperienza, la classe di alcuni giocatori viene fuori, sono le cose migliori, Daniele ne ha fatto la fine, Fernando ne ha fatto la fine, Cittadini ha fatto la parte migliore della sua partita verso la fine, quindi siamo tutti cresciuti, questo ripeto. Però è sempre figlio di un lavoro, è come un incontro di box dove per tanti minuti altri miei giocatori hanno lavorato i fianchi. Per permettere questo, no? E allora è chiaro che giocatori di maggior talento, di maggior esperienza riescono a cogliere il comandamento e a sfruttarlo. Però credo che sia stato nel complesso un lavoro portato avanti con grande dedizione da parte di tutti, chiunque è entrato in campo ha saputo, ripeto, dare un contributo importante. Coach, secondo lei l'attacco Giuliano è stato corale per tutti i 40 minuti? Perché francamente ho avuto la sensazione che in alcuni tratti della partita, specie alla fine del secondo quarto, non sia stato così. Posso darti ragione, sai, noi siamo una squadra che sta provando anche noi lentamente il nostro equilibrio. Daniele ha fatto la prima settimana così così, abbiamo dei giocatori che stanno entrando in forma, trovando confidenza, però mi soffermo a dire se il nostro problema è in questo momento l'attacco, credo che siamo una delle squadre che sceglie di più, che stasera abbiamo. Credo che il punteggio stia a dimostrazione che i nostri problemi, ripeto, in questo momento, che poi si possa giocare meglio, difendere meglio, trovi una sponda nella porta aperta, che però che quello sia un problema non credo. Sì, coach, si è molto da Treviso. Treviso ha vinto le ultime 3 regular season. La vedi tagliata fuori dalla lotta finale di Assolutamente. L'ho vista domenica a Mantova, l'ho vista stasera, una squadra assolutamente in crescita, necessita di trovare la miglior condizione. I miei giocatori che l'ultima domenica non hanno giocato, quindi la squadra secondo me avevamo già giocato anche parecchie partite in precampionato, la vedo una squadra assolutamente in crescita, quindi come troverà il giusto equilibrio.
non usare la panchina con giocatori magari da prima settimana più pronti, più preparati. Stasera secondo me più di 20 minuti sono stati straordinari. Coach, Ronaldo così leader, te lo aspettavi? Era un tuo pregato? Penso che sia dal primo giorno che ero in Trieste che mi sto rompendo le balle su questo. Proprio perché ho sempre creduto in tutte quelle che sono le sue capacità. E stava a lui capire che poteva fare tante altre cose in campo e adesso ha questa consapevolezza, può portare sulla palla, può tirare, può difendere, quindi sta diventando un giocatore completo, sta provando. E qui sarà il momento più difficile, quindi trovare la continuità, perché la prestazione l'ha sempre trovata, adesso deve trovare la continuità, che però, ripeto, credo che ci siano tutte le premesse, soprattutto per sfruttare questo buon momento, ad essere bravo, intelligente, a lavorare, a continuare a lavorare così, e sicuramente si sta ponendo come un giocatore per noi estremamente importante. Fate domande?